se dovessero forzare sui tempi, se non dovessero andare allo stralcio sulle questioni assunzionali, come abbiamo chiesto, noi andremo avanti. Andremo avanti in tutte le forme possibili, e sappiano che puoi anche mettere la fiducia o puoi imporre un disegno di legge, ma il mondo della scuola, quello che è qui, quello che sciopererà il 5 non si rassegna, e noi siamo disponibili non per la difesa dei nostri interessi, ma per la difesa degli interessi generali del Paese, ad andare avanti fino in fondo. Unità, compattezza, sciopero generale, 5, chiudiamo le scuole! Territoriale e quello regionale significa che gradualmente saremo privati del diritto al nostro posto. Anche qui c'è il titolo quinto del lavoro, il codice civile, il vecchissimo codice civile, che dice che un lavoratore qualsiasi ha diritto di non essere spostato dalla sede dove lavora. Non lo dice il contratto di lavoro alla scuola, lo dice il vecchio codice civile. Ma qui sono ignoranti, perché sono privi delle conoscenze dei cardini del diritto e vogliono trasformarci in mano d'opera flessibile e possibilmente a basso costo. Noi non dobbiamo in nessun modo accettare questa deriva, cari colleghi. Dobbiamo essere in tanti a scioperare, a manifestare, e vi posso dire una cosa e concludo. Se sarà necessario, questo sciopero non deve essere la conclusione di un periodo di lotta, ma deve essere l'inizio, a costo di arrivare a scioperare anche nel periodo degli scrutini. Bravo! Grazie a te. Ovviamente come potete con i contestanti anche i dirigenti scolastici, i dirigenti sindacali non ne hanno. La parola a Marta Cella, RSU. Allora, buongiorno a tutti. Io sono una docente di scuola secondaria superiore. Al secondo mandato come RSU per la Gilda degli Insegnanti di Piacenza. Dedico tantissimo tempo alla contrattazione integrativa per cercare di equilibrare i compensi aggiuntivi distribuiti dal dirigente scolastico secondo le sue proposte. Sono a conoscenza di malversazioni operate dai dirigenti scolastici sulle RSU che contrastano le proposte del dirigente. Ecco perché, proprio per questo, io non concordo con il disegno di legge della buona scuola, dove all'articolo 7 c'è un ulteriore incremento del potere della dirigenza, quale responsabile delle scelte didattiche e formative e della valutazione del merito del docente, con inevitabile perdita della libertà di insegnamento sancita da un articolo della Costituzione, articolo 33. C'è il cancellamento del diritto della titolarità della sede,